Urania, notiziario di astronomia e astronautica, a cura dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Ben ritrovati da Luca Nobili ed Elena Lazzaretto. Apriamo questo numero parlando dello Shuttle Discovery, che dopo 13 giorni passati nello spazio è tornato a casa tutto d'un pezzo. Tira così un sospiro di sollievo quella parte del personale NASA preoccupata per la crepa di 12 cm scoperta sulla schiuma di rivestimento del serbatoio principale. Piccoli frammenti della schiuma si erano inoltre staccati durante la fase di decollo. La perdita dei frammenti di schiuma dal serbatoio è un problema che da anni affligge gli shuttle. Nel 2003 fu proprio uno di questi pezzi a colpire un'ala del Columbia, danno che ne avrebbe poi causato l'esplosione durante il rientro. Comprensibile quindi la preoccupazione di chi temeva un ripetersi della tragedia, nonostante le dichiarazioni rassicuranti dei vertici NASA. I frammenti persi dal Discovery erano comunque troppo piccoli per causare danni, come confermato dagli astronauti usciti 3 volte dalla navetta per controllarne l'esterno. La riuscita della missione permette ora di guardare al futuro con ottimismo e sono già stati annunciati nuovi lanci. Entro il 2010 c'è da completare la Stazione Spaziale Internazionale e per portare in orbita i pezzi mancanti ci sarà bisogno di tutti gli shuttle disponibili. Per il pianeta Giove, il 2006 è un anno da ricordare. La grande macchia rossa, il suo evidente segno particolare, da quest'anno non è più sola. Ne è infatti comparsa un'altra, dello stesso colore ma più piccola. Il nome scientifico è Oval BA, confidenzialmente la si chiama anche macchia rossa Junior. Come la sorella maggiore, è un enorme vortice prodotto dalla turbolenta atmosfera gioviana. Al momento della sua formazione, dovuta alla collisione di 3 vortici avvenuta tra il 98 e il 2000, Oval BA era di colore bianco. Ha assunto la colorazione rossastra all'inizio di quest'anno e i motivi di questo cambiamento non sono chiari. Si suppone che il colore sia legato all'intensità del vortice. In questo periodo la piccola macchia rossa è passata nelle vicinanze della grande, ma ciò non ha prodotto cambiamenti o perturbazioni per nessuna delle due. Si tende ad escludere che i due vortici possano in futuro fondersi in uno ancora più grande. È invece probabile che un altro passaggio ravvicinato possa far impallidire Oval BA. Così la grande macchia rossa sarebbe di nuovo sola. In una conferenza stampa di pochi giorni fa, la Cina ha confermato le ambizioni spaziali che nutre per i prossimi anni. In programma c'è lo sbarco sulla Luna e a seguire quello su Marte, magari riuscendo a battere sul tempo gli Stati Uniti, unici veri rivali nella corsa al pianeta rosso. Cominceranno dal 2008 i voli a pagamento della Virgin Galactic, la navetta spaziale della compagnia Virgin. Per ora ha già venduto 200 biglietti ad altrettanti milionari, disposti a pagar salato pur di passare un quarto d'ora a quote suborbitali e provare l'ebbrezza di galleggiare leggeri come piume. Urania vi dà appuntamento alla prossima edizione e vi ricorda che potrete trovare altre notizie visitando il sito www.celoblu.it.